Adesso la protagonista è la 1000 Open, qui dal circuito di Magione, 12 giri in cui 7 piloti sono pronti a darsi battaglia per la vittoria. Dalla pole scatta un rider d'eccezione, una wild card, pilota di casa ed ex superbike, Alessio Veleno Velini, che con il suo 1.10.453 partirà dalla prima casella, seguito dalla Ducati di Alessandro Costantino, veramente vicina a 199 millesimi, chiude la prima fila Lobartolo, più staccati invece a 8 decimi. Completano lo schieramento Paolo Cristini, che precede Zerbo, Borgazzi e Fortunati. Siamo pronti per questi 12 giri. Arrivano i piloti della 1000 Open, che come dicevamo prima vede protagonista dalla pole position una wildcard eccezione pilota di casa, Alessio Veleno, per tutti Velini, che lo andremo comunque ad approfondire dopo. Lo schieramento poi si compone con Alessandro Costantino, Lobartolo, Cristini, Zerbo, Borgazzi e Fortunati. Arrivo l'ok da parte dei Marshall. Ora ridiamo parole ai piloti. Il semaforo è rosso, telecamera di servizio del circuito, si impenna un po' la moto di Costantino, ne approfitta Lobartolo, grande partenza da parte di Lobartolo, non bellissima quella da parte di Velini, e si mette a girare davanti a tutti. Così il pilota numero 12 su BMW, invece Costantino riesce comunque a mantenere la seconda posizione nonostante un bellissimo scatto, che è quello stato appunto di Velini, che comunque in curva 2 si rimette dentro. Lo vediamo dall'onboard posteriore di Lobartolo, che si è messo davanti a tutti, e eccolo qua, il numero 5 si mette in seconda posizione. Ha fatto un po' come Gallan nella Race Attack 1000, l'abbiamo visto, no? Partito non benissimo, anche se Velini è partito meglio rispetto a Gallan nella Race Attack 1000, e si è subito rimesso in curva 2 a sorpassare e mettersi in seconda posizione. Gallan aveva recuperato due posizioni in due curve, ed eccolo qua invece Lobartolo sulla sua Honda, seguito da un'altra Honda, quella di Alessio Velini, che ha appena passato Costantino, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto. Costantino invece su Ducati, dentro Velini subito, dentro Velini subito, se ne sbarazza subito, si mette dentro, va dentro il pilota numero 5, ex conoscenza del mondiale Superbike. Si è messo dentro così il pilota di casa e va adesso verso una probabile vittoria, verso la fuga, mentre Costantino... E qua la battaglia per il campionato, e qui la battaglia per il campionato, perché sono loro i piloti che si giocano il campionato. Parliamo di Costantino Lobartolo e Paolo Cristini, in scia il pilota Ducati, rossa, nera, dentro, va dentro Costantino, va dentro, si mette subito dentro su Lobartolo, che fatica un po' in queste ultime battute di questo fine del primo giro, inizio del secondo giro. Peccato per il pilota Honda, che vede subire un altro sorpasso davanti a sé e alle sue spalle. Adesso a Zerbo, partito bene Zerbo, è comunque partito bene Zerbo, partito comunque sì dalla quinta posizione, ma comunque è lì sotto, seguito da Paolo Cristini invece, che ha più faticato. Cristini è partito quarto, l'abbiamo visto in precedenza. Sono qua Lobartolo, Zerbo e Cristini in scia. Cristini sembra di averne di più, ci toglie l'onboard della regia, ma sembra esserci Cristini. Tanto vediamo Alessandro Costantino invece inquadrato in questo momento sulla sua Ducati, in inseguimento di Alessio Velini, ma sembra essere molto difficile una rincorsa da parte del pilota Ducati, ma anche se comunque in qualifica i due si sono distanziati veramente di poco, 199 millesimi hanno separato il pilota Honda e il pilota Ducati, mentre invece Lobartolo in qualifica ha accusato un po' più di tempo, 850 millesimi per il pilota Honda, che ha accusato in qualifica, ma che rimane saldo in terza posizione. Si è un po' scolato di dosso Cristini, che è passato Cristini su Zerbo, non ce lo siamo persi dalla regia, ma comunque era andato in scia, sembrava essere comunque nettamente più veloce ed è riuscito a passarli in fondo al rettilineo, quindi sorpasso probabilmente pulito da parte di Paolo Cristini. Mentre Costantino, adesso andiamo a monitorare un po' i primi giri, 1.10.7 per Costantino, 1.10.4 per Velini, leader della corsa, 1.12.1 per Lobartolo, 1.11.7 per Paolo Cristini, 1.12.4 per Zerbo, 1.13.2 per Borgazzi, 1.13.6 per Fortunati. Quelli qua i tempi, tutti i tempi dei piloti che hanno fatto quest'ultimo giro sul circuito di Maggiore, l'autodromo dell'Umbria. Fa un caldo veramente pazzesco qui oggi all'autodromo dell'Umbria. Siamo on board con Fortunati, anche lui che corre su Honda. Lo vediamo protagonista, partito purtroppo ultimo di questi 7, Cristian Fortunati, il numero 7 tra l'altro, 7 in posizione, 7 il suo numero, 14.0 aveva fatto in qualifica, 14.098 per la precisione, a 3 secondi e 6 dal Pullman. Alessio Velini che affronta un altro passaggio sul traguardo, ricordiamo Velini,
ex conoscenza, come abbiamo accennato in precedenza, ex conoscenza del mondiale Superbike nel 2005 e nel 2006. Tanto vicini, vicini, vicini Cristini e Lobartolo. Questa volta ha recuperato tempo il numero 8, ha recuperato terreno. Adesso non sembra essere facile per Emanuele Lobartolo su Honda all'esterno, prova a prepararli in uscita. Vediamo anche la guida particolare, si impenna un po' la moto, la guida old style di Cristini rispetto a quelle che vediamo oggi, con il corpo totalmente fuori dalla moto, con addirittura la spalla che va a toccare per terra per chi appunto ha più fegato, ma anche per chi ha livelli più alti. La vediamo una guida old style, la stiamo rivedendo in questo momento, di Cristini. Molto anni 90, molto da 500. Piloti che affrontano il rettilineo. Cristini, Cristini vicino, Cristini vicino, va un po' all'esterno, vediamo se avrà un'opportunità per provare ad attaccare. Molto vicino, però magari adesso sembra che lo possa studiare, ma qualche avvisaglia forse gliela voleva dare, perché comunque si era messo un po' più interno, forse fa qualche traiettoria un po' larga per evitare che magari gli possa andare addosso, perché magari gli sta facendo da tappo, segue completamente lì dietro, invece Zerbo, che magari una bagarre fra i due non gli farebbe per niente male. Per il momento però rimane tutto invariato. Stacca molto forte Lobartolo, protegge anche un po' la linea è totalmente diversa, sgondola un po', si imbarca un po' la moto numero 81, la Yamaha di Zerbo, bianca rossa con il numero giallo. E stavamo parlando appunto di Alessio Velini, che dopo l'esperienza del mondiale Superbike è andato a correre, ha comunque corso nel mondiale Supersport, per andare a fare poi il CIV negli anni successivi, tra 2009, 2010, 2011, e poi l'abbiamo anche intervistato qui a Magione. Si diverte sempre a correre qui, vuole sempre migliorare i suoi tempi, vuole abbattere record su record qui del circuito di Magione. Stacca forte Cristini, gara per il momento un po' purtroppo così così, non è piena di pochi sorpassi. Abbiamo visto un buon inizio fatto di alcuni sorpassi, ma per il momento gara un po' anomala, che ovviamente vorremmo vedere tutte le gare elettrizzanti, ma ci sta avere quella gara in cui ci sono pochi sorpassi, quelli in cui i piloti magari si studiano, in cui dove i piloti magari hanno un po' più di difficoltà nel sorpassare, quelli che gli manca qualcosina per provare ad andare a sorpassare. Velini invece, come chiude Velini il suo ultimo passaggio? 1:10:0, 1:11:0:42, scusate, sarebbe stato un giro incredibile. 1:10:2 invece no, 1:11:0:42. Passa adesso Fortunati sul traguardo, andiamo ad analizzare. Passa adesso sul traguardo, passa sotto la nostra postazione. 1:15:9 il suo ultimo passaggio, in totale tranquillità Alessio Velini. È un campionato comunque quello della Mille Open, che si fa sempre molto interessante, perché sì, qua a Magione sappiamo essere un giro di boa, sappiamo essere comunque una delle tappe in cui il campionato si può decidere, però per il momento sono sempre loro in lotta, Costantino Lobartolo, Cristini, sono sempre loro quelli in lotta in questo campionato, quindi se le daranno di santa ragione sia a Parma, prossimo appuntamento dei Trofei Motestate in programma a fine luglio, e poi a Cervesina, a Pavia, l'ultimo appuntamento che vedremo dei Trofei Motestate a ottobre, fronte all'ultima S paragonabile a quella di Magny-Cours. L'abbiamo detto un po' di volte che l'ultima S sembra quella di Magny-Cours, e questo rettilineo assomiglia un po' a quello del Sachsenring, circuito tedesco, qui corre la MotoGP. Attenzione, vediamo, vediamo, vediamo sempre là dietro. Oh, attenzione, sembra che Lobartolo qualcosina su Costantino l'ha preso. Sembra che qualcosa ha preso. 1:12:3 per Cristini, 1:12:5, 1, sì, 1:12:5 per Costantino, 1:12:2 per Lobartolo. Quindi qualcosina rosicchiano, va all'esterno Cristini, sempre all'esterno Cristini, sempre all'esterno. Sembra che faccia traiettorie un po' diverse, magari perché magari sembra che Lobartolo magari li faccia da tappo. Invece non è così, non è così, perché comunque si sta difendendo molto bene. Va un pelo largo Costantino, pelo largo, va un pelo largo, e adesso questo va totalmente a favore sì di Lobartolo, ma anche di Cristini e anche di Zerbo, che è lì staccato zitto zitto, magari può approfittare di una bagarre. Piccolo errore da parte di Costantino, che si aveva girato appena più lento il giro precedente sulla sua Ducati. Vediamo se avrà l'opportunità di approfittarne il pilota Honda, Emanuele Lobartolo, con Cristini sempre alle spalle, sempre la stessa situazione, che non varia per il momento, con Alessio Velini che è sempre leader di questa corsa sul suo ultimo passaggio. 1:11:0:97 il suo ultimo passaggio sul traguardo, lo stiamo per andare a monitorare un altro passaggio di Velini. Chiude adesso sul traguardo Velini, 1:11:499, alza un po' il ritmo, ma non gli può interessare più di tanto, perché comunque è lì davanti a tutti in solitaria. Ancora Cristini all'esterno di Lobartolo, che protegge
staccata, molto stretto. E occhio perché può diventare interessante la questione. Si può formare un quartetto se ci mettiamo dentro anche Zerbo. Molto vicino sempre Cristini. Cristini nella prima parte del circuito sembra fare un pelo, fa linee molto diverse comunque rispetto a quelle di Lobato. E stavolta sì, stavolta sembra, ma all'esterno mi sembra molto difficile. Si prova a presentare comunque all'esterno, gli fa toc toc, chi è? Sono Paolo Cristini e voglio passare, grazie. Incrocia, può incrociare qua Cristini, può incrociare perché è andato un pelo, l'aveva, non si era inserito molto bene Lobartolo, ma sembra essere in un clima comunque di, c'è un clima sotto che ci fa presagire qualcosa, una battaglia, perché Costantino ha ripreso qualcosina di vantaggio mentre Cristini a un momento all'altro potrebbe farsi sotto su Lobartolo, ma non trova la via di uscita perché Lobartolo si difende molto bene. Cristini fa traiettorie più larghe. Nella prima parte del circuito Cristini sembra farsi sotto, sembra essere farsi molto sotto, mentre invece nella seconda parte fa la differenza Lobartolo. Sì, è molto interessante, mentre invece Zerbo è un po' più staccato questa volta, sembra non essere della partita. Sì, c'è un po' di elastico, un po' di elastico quello fra Lobartolo, che nell'ultima parte del circuito sembra essere più veloce rispetto a Cristini, che nella prima parte è particolarmente più rapido. Passano adesso i piloti sul traguardo. Lobartolo fa 1:12.0, un buon passaggio sul traguardo. 1:11.9 invece per Costantino, che è tornato ad abbassare i suoi giri, anche se comunque è lì Lobartolo, mentre Cristini fa 1:12.3, quindi tempi, tutto sommato, tempi sulla stessa falsariga di quelli che abbiamo visto in precedenza. Questa volta Lobartolo un po' più di distacco rispetto a Cristini, forse qualche avvisaglia anche dalla tabella esposta sul traguardo gli è arrivata. E detto spingi, perché sta arrivando Paolo Cristini, che magari lo sentiva anche, ma comunque distanze molto, molto settarie in questo momento. Distanze che comunque tutti più o meno hanno la stessa distanza, i piloti qua davanti. Mentre Velini, vediamo l'ultimo passaggio di Velini sul traguardo, 1:11.499 sull'ultimo passaggio sul traguardo, altro 1:11.4 da parte dell'ex pilota Superbike numero 5, pilota che ha sempre corso con il numero 5, affezionato sia a questo numero, però questa volta Cristini perde tempo e Zerbo si è rifatto sotto. Cristini ha perso tantissimo tempo in quest'ultimo passaggio, andremo a vedere adesso il suo ultimo passaggio, perché veramente ha veramente rallentato, ovviamente non volontariamente, ma non è un giro normale, un giro anormale. Lo vediamo passare adesso, infatti 1:12.765, giro particolarmente lento di Paolo Cristini con Zerbo che gira in 12:02 e quindi gli si è fatto sotto, gli si fa sotto. Non ci siamo persi comunque un po', magari un probabile attacco di Zerbo, non lo so, però lo stiamo per vedere. Primo piano su Velini in questo momento, che è in completa solitaria, non gli interessa più di tanto magari anche di quello che succede dietro. Cristini è sempre davanti comunque a Zerbo, perché non lo vediamo davanti. Saliamo un po', andiamo un po' in un bordo con Cristini per sfoderare i cavalli qua sul rettilineo. E sì, adesso Zerbo forse qualcosina si è perso un po', ha perso un po' di tempo. Mentre Lobartolo adesso, ecco, la situazione sembra essere quella di prima. Cristini molto vicino a Lobartolo che non trova il bandolo della matassa, ma adesso è Lobartolo vicino a Costantino. Occhio, occhio, perché è una situazione inversa. Questa volta lotta per la seconda posizione fra i due che si giocano il campionato insieme a Cristini un po' più staccato, ma sono punti preziosi questi per Costantino e Lobartolo, mentre Zerbo rimane sempre lì in coda, ma non sembra essere facile per il pilota numero 81 di andare a passare il pilota BMW. Due BMW in pista, in qua a Magione, quella di Borgazzi in sesta posizione in questo momento, mentre Fortunati qua inquadrati invece con la sua Honda. E poi l'altra BMW in pista è quella di Paolo Cristini. Le altre due onde invece, come dicevamo, sono quelle di Velini e di Lobartolo. L'unica Ducati invece è quella di Costantino, in seconda posizione, tallonato da, attenzione, da tallonato, sì, tallonato da Emanuele Lobartolo, che È lì molto vicino. Vediamo il, so, stavolta non è molto vicino, sembra essersi un po' più staccato sul rettilineo, anche l'immagine forse un po' che schiaccia, però per il momento gara che rimane su queste posizioni. Velini sta per iniziare intanto l'ultimo giro di questa gara della 1000 Open in completa solitaria. Vediamo il passaggio sul traguardo da parte di Velini, chiude in 1:11.7, giro completamente sugli allori, tranquillissimo
Alessio Vilini che inizia l'ultimo giro, ma vediamo il passaggio sul traguardo di Costantino. Interessante vedere il suo 1.11.9 contro l'1.12.006 di Lobartolo. Sono separati da 20 millesimi. 20 millesimi separano i due, infatti, molto vicino. È molto vicino Lobartolo. Vediamo se avrà la possibilità di attaccare o penserà magari al campionato. Questi punti vanno bene, perché comunque c'è solamente una gara della 1000 Open, lo ricordiamo. Non si corrono due gare come magari abbiamo visto nella 300, quindi qua bisogna calcolare bene anche qualche punticino in vista di Magione, sì, a Parma prova a farsi vedere all'interno, no, e poi di Pavia che sarà l'ultima gara. Mentre Velini in solitaria qui passa sulle rettilineo e sta per affrontare le ultime curve, lo stanno per fare anche Lobartolo e Costantino. Non sembra essere della partita però Lobartolo, non sembra essere della partita il pilota Honda. Può forse dormire sogni tranquilli Costantino. Stacca forte Lobartolo, si avvicina mentre affronta le ultime curve Alessio Velini, pilota di casa, wildcard eccezione, frantuma un altro record della pista, affronta le ultime due curve, ultima curva per il numero 5, bandiera a scacchi, due bandiere a scacchi che vengono esposte, vince così Alessio Velini questa gara della 1000 Open in solitaria, tranquillissimo, mentre stanno per arrivare là dietro. Vediamo se magari è successo qualcosina, vediamo, no, non succede niente. Costantino è secondo, chiude terzo invece Lobartolo, poi Cristini e Zerbo, anche loro lì vicini, ma è così, quarto Cristini, poi Zerbo e arriverà Borgassi sul traguardo a chiudere la top 6.